Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'edizione del telegiornale di ETG. In apertura parliamo dei cantieri del tram e del problema evidenziato e sollevato dal vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami sulla sincronizzazione dei cantieri del tram e della passante di Bologna. Un tema che è stato sollevato dal vice ministro Galeazzo Bignami, al quale ha risposto il sindaco di Bologna, che è stato intervistato da Massimo Ricci. Allora, vediamo il nostro primo servizio. Matteo Lepore, tema tram e passante. Ci sono dei problemi o no sulla sincronizzazione dei cantieri? Io sono felice che il sottosegretario Bignami voglia dare una mano per la realizzazione del tram e del passante. Credo che ci debba essere collaborazione istituzionale, ci sentiremo come ci stiamo sentendo anche su questi temi. L'organizzazione dei lavori chiaramente è complessa e bisogna sincronizzare i cantieri, questa è una premura che noi abbiamo, la stessa premura che abbiamo nei confronti di ERA sul teleriscaldamento e su tanti altri cantieri che ci sono nella nostra città. Abbiamo circa 8 miliardi di euro di investimenti da fare da qui ai prossimi 5 anni, quindi è molto importante sincronizzare la programmazione dei lavori anche per ridurre i disagi nei confronti dei cittadini. Quindi c'è un dialogo costante con il Ministero e anche con Autostrade in questa direzione. E queste erano le parole del sindaco, ma interviene anche Stefano Cavedagna, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, che dice: è da tempo che discutevamo e parlavamo di questi problemi di sincronizzazione dei cantieri. Sentiamo allora le dichiarazioni di Cavedagna. Sta emergendo quello che noi di Fratelli d'Italia in Comune di Bologna diciamo ormai da più di 2 anni, perché le carte erano ben chiare, le interrogazioni, gli accessi agli atti che abbiamo acquisito l'hanno detto in modo molto chiaro. C'è un'evidente sovrapposizione che abbiamo verificato nelle carte che abbiamo in mano grazie a quello che ci ha potuto concedere il Comune, e siamo certi che questo sarà un problema. Lepore lo sa, lo sapeva da tempo, temiamo che questa valutazione abbia due facce: o è un errore chiaro che sta compiendo la Giunta e dimostra una sua incompetenza, o dall'altro c'è una forma di coscienza in quello che si sta facendo. Il timore è che si possa effettivamente davvero cercare di scaricare la colpa su qualcun altro. Lepore sta andando avanti con questi lavori colpevolmente, a nostro avviso, come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Temiamo che ci possa essere questa strategia da scarica barile che purtroppo abbiamo visto fare anche in altri momenti. Penso al tema Jussoli, penso al tema ovviamente del rave party, dove si è puntato il dito contro il governo. Che il sindaco, che Lepore non utilizzi i bolognesi come uno scudo. Che Lepore non utilizzi i bolognesi come uno scudo, perché questa opera non solo è dannosa per Bologna e i bolognesi non la vogliono, ma non si utilizzi la città, i bolognesi tutti e il bilancio del Comune di Bologna per fare uno strumento politico. E quello della sincronizzazione dei cantieri sarà sicuramente un dibattito cittadino delle prossime settimane. Parliamo ora invece del caso della ragazza indiana di 19 anni che frequenta una scuola bolognese, che ora si trova in un luogo sicuro dopo aver denunciato i genitori che l'hanno maltrattata per essersi rifiutata di un matrimonio combinato. Perché anche il connazionale del quale la 19enne si è innamorata si trova sotto protezione, così come anche i suoi genitori. E quanto fa sapere l'avvocato Barbara Iannucelli, che segue il caso della 19enne, una vicenda che, ricorda ancora illegale, avrebbe tantissime analogie con il caso di Saman Abbas e del suo fidanzato. Ricorderete la ragazza di Reggio Emilia, di Novellara, che è stata trovata uccisa nelle campagne appunto di Novellara. Questa volta però interviene ancora l'avvocato Iannucelli, si sarebbe arrivati in tempo per salvare la ragazza 19enne indiana.
Ieri pomeriggio in via del Gomito c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un motociclista di 40 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, ma questo è l'ultimo della serie degli incidenti che sono avvenuti in provincia di Bologna, sul territorio comunale e provinciale. Ne abbiamo parlato con Mauro Sorbi, che è il presidente dell'Osservatorio della Sicurezza Stradale in Emilia-Romagna, perché c'è stato un incremento degli incidenti e dei sinistri che vedono coinvolti anche i pedoni. Dall'inizio dell'anno ad oggi sentiamo. Un motociclista di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Bologna a seguito di uno scontro con un'auto avvenuto in via del Gomito. È l'ennesimo incidente stradale che si è verificato nella settimana appena trascorsa a Bologna e provincia. Un tabellino che nei primi 4 mesi dell'anno segna purtroppo un incremento delle vittime e dei feriti, come evidenzia Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, a margine del convegno promosso dall'ACI sulla mobilità di Bologna. 14 incidenti stradali e ovviamente non sono dati provvisori, incidenti stradali accaduti in Bologna città metropolitana, 380 feriti, superiori a quelli dell'anno scorso, ma soprattutto c'è un problema molto importante che riguarda i pedoni. Sono triplicate le morti dei pedoni. E dove sono triplicate? Sulle strisce pedonali. Quindi anche questo ritorna al discorso di prima della velocità e della mancanza di attenzione quando siamo sulla strada. Quindi che cosa significa? Per esempio, siamo passati a 3 pedoni praticamente in questi 4 mesi, l'anno scorso un solo pedone, ma è un problema che non riguarda solo Bologna o l'Emilia-Romagna, riguarda tutta l'Italia, quindi c'è proprio una mancanza di attenzione, quindi è un appello, diciamo, che facciamo a tutti di portare attenzione e di guidare praticamente correttamente sulle strade. Un uomo di 45 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione del 45enne, gli agenti della Questura di Bologna hanno trovato un vasetto con 50 grammi di marijuana. A segnalare ai poliziotti l'attività dell'uomo è stato un residente che abita nello stesso condominio. E sempre la polizia ha segnalato alla Prefettura di Bologna un tunisino di 30 anni perché è trovato in possesso di 2 grammi di hashish nel corso di un controllo che è avvenuto in Montagnola. Le squadre dei vigili del fuoco, proseguiamo con la cronaca, sono intervenute per un incendio in un'abitazione a San Pellegrino, frazione di Fiorenzuola, nell'Appennino tosco-emiliano. Squadre dei vigili del fuoco di Monzuno e Vergato hanno soccorso nell'intervento una persona che era presente all'interno dell'appartamento, affidata poi alle cure dei sanitari. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state rinvenute 2 bombole GPL presenti all'interno dell'abitazione, sul posto anche i carabinieri. La psicologa Ameya Gabriella Canovi ha presentato in sala borsa il suo ultimo libro intitolato Di troppa o poca famiglia. Sentiamo l'intervista di Giuseppe Pilloni. Le chiedo di spiegare il titolo innanzitutto, che significa questo. Di troppo o troppo poca famiglia crea lo stesso danno. Quindi tutti noi abbiamo delle recriminazioni da fare verso i nostri familiari. Quello che ci aiuta è comprendere che la famiglia perfetta non esiste e con l'eredità che abbiamo avuto che cosa possiamo fare. La famiglia disfunzionale qual è? La famiglia disfunzionale è quella inconsapevole, che agisce le emozioni senza averne un codice per decodificarle e può diventare un'escalation anche di violenza e di dolore. Senta, quindi parlava di eredità e di cosa possiamo fare, in che senso? Che va sviluppato, ognuno di noi deve sviluppare questa eredità. No, ognuno di noi deve essere consapevole di quello che ci viene passato per poi trasformarlo e aggiungere la propria parte. Ecco, spesso vengono passati anche dei problemi, diciamo. Certo. Passa tutto e la persona consapevole, facendosi aiutare, arriverà ad averne consapevolezza e decidere che cosa fare col proprio bagaglio emotivo. Quindi bisogna a volte imparare a perdonare con i genitori. No, no, il perdono è un'arroganza, accogliere mi piace di più. Senta, però ci sono famiglie invece dove addirittura i membri della famiglia non si parlano, cioè in questi casi che cosa bisogna fare? In questi casi bisogna riconoscere quanto affetto in negativo, un amore a rovescio, c'è dietro a quella negazione. Senta, e la famiglia cosiddetta normale esiste?
La famiglia normale è quella che stona, poi è capace di rintonarsi e tiene accesi gli affetti. Cioè? Tiene accesa l'affettività, accogliendo anche i giorni di pioggia, ma sapendo poi ricostituirsi, rimettere in moto le proprie risorse. La famiglia disfunzionale spesso c'è il fenomeno del capro espiatorio. Che cosa deve fare il capro espiatorio? Io nel mio libro parlo più che di capro espiatorio che di pecora nera. Quindi la pecora nera è quella che porta una sorta di innovazione dentro la famiglia. Restiamo in tema e parliamo di cultura, perché sono le ultime ore per vedere le mostre allestite a Bologna e provincia. Pensiamo alla mostra di Pompei piuttosto che all'Umanità di Fattori. Insomma, sono proprio le occasioni per vedere queste bellissime mostre. Ma c'è stata anche l'occasione di fare un po' il punto di quella che è la situazione del settore cultura insieme all'assessore alla cultura della regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori. Sentiamo le sue parole. Bologna e le sue mostre a cornice delle tante iniziative culturali che il territorio dell'area metropolitana offre. Sono diverse quelle proposte in questo periodo, molte delle quali hanno registrato un alto numero di presenze, dando così conferma che il territorio si inserisce nel panorama delle città d'arte e di cultura da visitare. Nel periodo della pandemia il settore, tra i tanti, è quello che ha sofferto di più e il mantra spesso ripetuto in quel periodo anche dagli addetti ai lavori era «non ci riprenderemo mai», e invece il tempo e i fatti dicono altro. L'unica nota negativa, aggiunge l'assessore alla cultura della regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, è il cinema. Ma sì, direi che per gran parte siamo tornati alla normalità. L'area che continua a soffrire, ma questo non è legato solo al Covid, è una sofferenza che ha origini più profonde, è il cinema. Le sale cinematografiche non hanno ancora raggiunto i livelli pre-Covid e soffrono. Per il resto direi, io vedo solo teatri pieni, musei pieni. Adesso tra l'altro è un periodo che in regione abbiamo tanta opera, tanta sinfonica, abbiamo bellissime mostre praticamente in tutte le città e dunque è un periodo d'oro. Solo il cinema direi che soffre. E adesso parliamo di sport, di calcio, e per farlo ci colleghiamo con lo stadio Dall'Ara per le ultime notizie con Luca Pinkerle. È un ambiente già caldo quello del Dall'Ara, che si prepara ad accogliere le 30.000 persone in vista di Bologna-Juventus questa sera alle 20.45, valida per il 32esimo turno di Serie A. Due squadre in cerca del riscatto, con il Bologna che ha perso Verona nell'ultima uscita in trasferta e ha fatto un passo falso per quanto riguarda il percorso per la lotta all'Europa. Juventus invece un po' in crisi di risultati per quanto riguarda il campionato, tre sconfitte consecutive, poi in settimana anche l'eliminazione dalla Coppa Italia. Squadra di Allegri che vuole certamente svoltare, potrebbe farlo con la 100ª formazione diversa in 100 gare del ritorno di Allegri sulla panchina bianconera. Bologna invece che potrebbe confermare quello che si è visto nelle ultime settimane. Il dubbio riguarda soprattutto l'attacco, Bologna ancora senza Marco Arnautovic, allora dovrebbe essere Musa Barro in leggero vantaggio su Joshua Zirkzee a partire dall'inizio, con Orsolini che ritorna dal titolare e Ferguson che potrebbe fare l'esterno a sinistra, ma ci sono tanti dubbi di formazione, così come per la Juve che lascia a casa anche il Di Maria per un problema alla caviglia destra, problemi alla caviglia anche per Dusan Vlahovic che non dovrebbe partire dal primo minuto, dovrebbe essere tandem Milik-Chiesa per Allegri, che sfiderà un Bologna cambiatissimo rispetto alla gara di andata, che voi potrete seguire già da un'ora prima con Solo Calcio per tutte le informazioni live qui dal Dall'Ara. Promozione in Serie B per il calcio femminile del Bologna. La squadra guidata da Simone Bragantini ha battuto 8-1 il Porto Gruaro, una promozione che arriva con 4 giornate di anticipo, una stagione meravigliosa, un passo in avanti storico per le ragazze del Bologna che in stagione hanno vinto 25 gare consecutive su 26 con un pareggio senza mai perdere. Queste le immagini che testimoniano la felicità delle ragazze del Bologna femminile. Complimenti a loro. Adesso parliamo della 10 Colli che si è disputata a Bologna, vediamo com'è andata.
Arrivo in volata sia per la mezzo fondo che la gran fondo della 10 Colli di Bologna, una delle classiche del ciclismo giunta quest'anno alla 37esima edizione, che ha visto la partenza e l'arrivo al centro commerciale di Via Larga Bologna. A tagliare per primo il traguardo della mezzofondo è stato Cinmaia Ferrara, seguito da Alessio Finocchi, terzo Luca Fantozzi. La gran fondo invece è stata vinta da Federico Pozzetto, seguito da Manuel Senni e Giuseppe Orlando. La 10 Colli è una manifestazione che ogni anno richiama tanti ciclisti per le caratteristiche dei due percorsi con sali e scendi lungo le strade bolognesi. Nel primo tracciato di 104 km i ciclisti hanno dovuto affrontare 4 salite per un totale di 1318 metri di dislivello. Nel secondo percorso invece le salite erano 6 nei quasi 196 km di tracciato e 2272 di dislivello. Alla partenza tanti volti noti del ciclismo italiano, a partire da Davide Cassani, che sarà protagonista dell'edizione 2023 del Giro d'Italia con il processo alla tappa. Ma anche è presente Simone Velasco, bolognese doc che sta preparando proprio la Corsa Rosa, ormai prossima alla partenza e che prevede alcune tappe anche qui in Emilia-Romagna. Con questo servizio chiudiamo l'edizione del telegiornale di ETV. A noi della redazione non resta che ringraziarvi per l'attenzione e arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.